Ciao a tutti! Oggi vediamo il confronto tra due tipi di lenti. Vediamo intanto queste lenti piuttosto grosse di diametro, classiche con il manico, e poi un lentino. Iniziamo con questo lentino molto piccolo. È 1 centimetro di diametro la lente e anche lo spazio che va ad ingrandire. Come vediamo si può piegare, chiudere, diventa tascabile, mentre queste sono delle lenti classiche. Allora, queste lenti sono molto simili come diametro. In particolare, allora, questa è 65 mm di diametro, mentre questa è addirittura un po' più grande, 75 mm, quindi 7 cm e mezzo, 6 cm e mezzo. E qui vediamo che l'ingrandimento non è elevatissimo, però riusciamo a vedere ingrandito una parte piuttosto ampia di testo, quindi si riesce perfettamente a leggere tutta la riga stampata sulla rivista. Una rivista a due colonne, e riusciamo a leggere tutta la riga. Ecco, questa è leggermente più piccola, è 65 mm, però ingrandisce un po' di più. Questa è proprio la caratteristica delle lenti. Più grande è la lente, meno ingrandisce, però ha un campo visivo più ampio, cioè lo spazio che viene ingrandito è più ampio e quindi permette di vedere più spazio. Questa invece è la lente piccola che ha un ingrandimento elevatissimo. Qui arriviamo a 11 ingrandimenti, però come possiamo vedere ingrandisce solo una parola, mentre la lente classica ingrandisce tutta la riga. Ecco, vediamo che qui abbiamo ingrandito solo una parola. La lente più grande è, meno ingrandisce. In particolare qui abbiamo una lente da 4 ingrandimenti, quella da 75 mm. Invece da 6 ingrandimenti, quella un po' più piccola, da 65 mm. E poi c'è questo piccolo lentino che ingrandisce 11 volte. Però ha solo 1 centimetro di diametro. Se vi interessano lenti di ingrandimento, lentini contafili, oculari o altri tipi di lenti, vi aspettiamo sul nostro sito elettronicadidattica.com. Continuate a seguirci, io vi aspetto per i prossimi video. Ciao a tutti, a presto!